L'anteprima del nostro telegiornale, alcune delle notizie di cui ci occuperemo nella nostra edizione tra poco. Apriremo con le dichiarazioni dell'assessore regionale Lucia Fortini sulla sicurezza scolastica e le politiche giovanili. Ascolteremo poi il commento del sindaco di Casamicciola sul consiglio comunale che ha approvato il consuntivo 2016, mentre il sindaco di Forio giudica negativamente l'atteggiamento dell'opposizione. Per lo sport e il calcio, annata sportiva negativa per l'allenatore dell'Empoli, l'ischitano doc Giovanni Martuscelli. Infatti la squadra toscana è stata retrocessa in Serie B. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra poco, dopo la pubblicità. Immerso nel verde del suo giardino tropicale, Hotel Terme Colella. La vacanza ideale per chi sceglie l'isola d'Ischia. Camere categoria economy, standard e vista mare. Tutte le camere attrezzate con servizi, con balcone o terrazzo. Hotel Terme Colella. Reparto termale attrezzatissimo per bagni, fanghi, massaggi, cure inalatorie e cure estetiche. Terapie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Centro benessere. Due piscine termali, di cui una coperta con idromassaggio. Ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra. Serate piano bar, cucina con specialità ischitane e tre menù a scelta. Ampia scelta di pietanze senza glutine. Sono ammessi animali di piccola taglia. Ampio parcheggio gratuito. A Forio, a 700 metri dal mare, a pochi passi dal centro storico, Hotel Terme Colella. In una cordiale ospitalità familiare, la vacanza ideale sull'isola d'Ischia. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re.
Comune di Barano, con Dionigi Gaudioso Sindaco. Il futuro è già qui. Scuole e politiche sociali, l'impegno della Regione, l'assessore Fortini sottolinea le iniziative per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e sulle politiche sociali annuncia in 2 anni abbiamo liquidato 170 milioni di euro. Casamicciola, sindaco Castagna, stiamo rimettendo a posto i conti. Il Consiglio Comunale ha approvato il consuntivo 2016, soddisfatto il sindaco, dal 2014 ad oggi c'è stata una ripresa. Forio, il sindaco del Deo denuncia atteggiamento becero dell'opposizione. Il primo cittadino sottolinea l'atteggiamento poco costruttivo dell'opposizione nel corso dell'ultimo consiglio comunale nel quale è stato approvato il consuntivo 2016. Nonostante tutto facciamo passi avanti. Calcio retrocede in B, l'Empoli di Martuscello. Ultima giornata di campionato di Serie A fatale a Giovanni Martuscello, allenatore dell'Empoli Ischitano Doc. Dopo il telegiornale, il messaggio elettorale del candidato Marco Lara Spata e lo speciale a bordo campo con le sintesi del campionato del Barano Calcio. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. La Regione Campania è fortemente impegnata sui settori della sicurezza scolastica e sulle politiche sociali. Stiamo lavorando innanzitutto per colmare la mancanza di un'anagrafe edilizia scolastica, precisa l'assessore regionale Lucia Fortini. Per quanto riguarda le politiche sociali, la Regione ha fatto un miracolo. In 2 anni, dice, siamo riusciti a liquidare 170 milioni di euro. Sentiamo. Si parla molto in questo periodo di sicurezza negli istituti scolastici. In Regione a che punto siamo? Stiamo lavorando perché allo Stato non c'è ancora un'anagrafe dell'edilizia scolastica. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con tutte le università campane per implementarlo, perché penso che quello sia veramente il punto di partenza. Dopodiché con il Ministero stiamo cercando di creare un bando unico che possa rispondere alle esigenze delle nostre scuole. Per intenderci, inutile fare interventi per l'efficientamento energetico se poi la scuola dal punto di vista statico non è sicura. Giusto per evitare un intervento a diverse velocità rispetto a tutto il territorio campano? Certo, e soprattutto per intervenire laddove davvero serva. Parliamo di politiche sociali, anche in questo campo la Regione è molto attiva, quello che si vede anche in questi giorni di finanziamenti, di anche progetti che vengono approvati. Devo dire che abbiamo fatto un miracolo sulle politiche sociali. In 2 anni siamo riusciti a liquidare 170 milioni di euro. Io ho trovato al mio insediamento 180 milioni di debiti pregressi che risalivano addirittura al 2010. Piano piano ci siamo rimboccati le maniche e nello stile del nostro presidente Vincenzo De Luca abbiamo cominciato a liquidare i debiti. I piani a mano lavorano meglio, è chiaro che il lavoro da fare è tanto, stiamo cercando di farlo tutti insieme. A marzo abbiamo fatto questi stati generali del welfare, l'abbiamo chiamata la primavera del welfare perché vorremmo che la nostra programmazione fosse scritta a tante mani quante sono quelle che hanno voglia di cambiare il nostro sistema. Quindi si può dire una regione attenta ai più deboli e ai bambini, alle nuove generazioni? Una regione attenta sicuramente ai più deboli, che però supporti quelle che sono le eccellenze della nostra regione, perché anche quello è importante. Qui avete dei licei che funzionano benissimo, senza lasciare indietro nessuno, accompagnare tutti. Il Consiglio Comunale di Casamicciola ha approvato il bilancio consuntivo del 2016, soddisfatto il sindaco Giovan Battista Castagna. Rispetto al 2014, ha detto il sindaco, c'è stata la ripresa, ancora non possiamo alzare la bandiera della vittoria, ma i conti li stiamo mettendo a posto. Sentiamo. Sindaco, è stato approvato il bilancio consuntivo del 2016, come stanno le casse di Casamicciola? Un po' meglio, cioè nel senso che alla fine rispetto al 2014 la ripresa c'è stata, nel senso che i conti li stiamo mettendo a posto. È chiaro che non possiamo, come dicevo già l'altra volta, alzare la bandiera della vittoria, perché alla fine la situazione era critica, come sappiamo, cioè noi, il comune stava in dissesto praticamente, nel senso che appunto venivamo da una dichiarazione di predissesto, e quindi ecco che già sapevamo che effettivamente le cose erano
sono molto molto difficili, però ci stiamo riuscendo. Basti solo pensare, così come dicevo in Consiglio Comunale, che da 5 parametri deficitari oggi ne abbiamo solo 2, quindi questi parametri, questi indicatori sono appunto il termometro di come sta appunto il comune di Casamicciola Terme. Sono speranzoso. Sul predissesto ha inciso molto la gestione delle partecipate. Oggi le partecipate del comune come stanno? Allora, Marini Casamicciola, abbiamo presentato già circa un anno fa il piano di risanamento e credo che stiamo ormai agli sgocci per avere le risposte dalle agenzie delle entrate, e dall'INPS e dall'INAIL, che sono i tre creditori che appunto hanno da avere da Marini di Casamicciola. Per quanto riguarda invece l'AMCA, la situazione, sappiamo che dal 2014 ci abbiamo tolto il ruolo, quindi gestisce tutto, la gestione viene fatta direttamente dal comune, quindi oggi l'AMCA percepisce uno stipendio, un canone mensile, dove appunto è più regolare quello che è la gestione dell'AMCA, più tranquilla, cioè nel senso che alla fine sappiamo che appena mi sono insediato mi ricordo che i lavoratori avanzavano 9 mensilità, cioè nel senso che era appunto anche quello era un fenomeno che si stava degenerando, perché l'AMCA non riusciva più ad andare avanti, visto e considerato che doveva anche far fronte alla gestione. Un tavolo di lavoro proficuo per risolvere il problema delle false residenze utilizzate per usufruire della tariffazione ridotta per residenti dell'isola di Ischia nei collegamenti marittimi. Il Comune di Ischia ha ospitato una riunione convocata su impulso del Coordinamento per la Mobilità con amministratori, rappresentanti delle compagnie di navigazione Alilauro, Medmar e Caremar e una folta rappresentanza del Coordinamento. Per i comuni erano presenti il sindaco di Ischia Giosi Ferrandino e quello di Forio del Deo con il consigliere di Lacoameno Leonardo Mennella. Si è convenuto sulla opportunità di un filo diretto tra compagnie e comandi di Polizia Municipale per la comunicazione in tempo reale delle fine residenze. Si è poi parlato della proposta di Alilauro in merito ad una resident card che la compagnia ha specificato essere gratuita e comunque non obbligatoria. Gli utenti che non intendano sottoscriverla potranno continuare ad ottenere la bigliettazione presentando agli sportelli un valido documento di riconoscimento. Resta tuttavia il nodo dei brogli, per i quali le parti hanno auspicato controlli a bordo di personale qualificato anche con lo scopo di fungere da deterrente. Amministratori ed associazioni hanno poi chiesto che venga riconosciuta da tutti gli armatori la gratuità delle prenotazioni per i residenti, come previsto dalla delibera di giunta regionale 433 del 9 agosto 2011 e come peraltro già previsto dalla compagnia Medmar. Sono stati 1.636 gli ischitani che ieri hanno visitato il Castello Aragonese nella giornata di apertura gratuita ai residenti dell'isola d'Ischia. Ne dà notizia la famiglia Mattera, proprietaria del castello. Molte le persone anziane in visita per la prima volta e moltissimi i bambini al loro primo incontro con le atmosfere e la magia di questo luogo. Agli ischitani in visita è stato presentato anche il programma generale degli eventi culturali che avranno luogo al castello nei prossimi mesi, con l'intento di favorire un sempre maggiore coinvolgimento. Il Consiglio Comunale di Forio ha approvato venerdì sera il bilancio consuntivo 2016. Soddisfatto il sindaco Francesco Del Deo, abbiamo fatto un altro passo avanti nonostante l'atteggiamento poco costruttivo e becero dell'opposizione. Ascoltiamo. Il Consiglio Comunale di Forio ha approvato il bilancio consuntivo 2016. Sindaco Del Deo, un buon appuntamento, un'occasione per andare avanti? Ieri sera, naturalmente, insomma, con la solita politica becera e poco costruttiva dell'opposizione, abbiamo comunque approvato il bilancio, abbiamo approvato il nuovo regolamento e per la contabilità, per l'armonizzazione della contabilità. Diciamo che ieri è stato fatto un altro passo avanti, si trattava del bilancio consuntivo. Naturalmente noi ci aspetteremmo sempre che l'opposizione potesse fare un'opposizione costruttiva e non le solite chiacchiere quando vengono a dire che mettiamo l'asfalto nel periodo elettorale. Basta dire che noi ad oggi abbiamo pagato oltre 9 milioni di debiti della passata amministrazione e alla fine del mio mandato questa amministrazione arriverà ad aver pagato circa 12 milioni della vecchia amministrazione. Se abbiamo pagato questi debiti della vecchia amministrazione vuol dire che erano spese inutili e quindi si poteva gestire il paese diversamente. Siamo arrivati oggi che riusciamo a fare delle opere, perché fino ad oggi, proprio per la situazione finanziaria che non era avviata ad un risanamento, doveva prima avviarsi
con questo principio. Il comune di Forio non era in condizione nemmeno di poter contrarre un mutuo. Oggi possiamo contrarre un mutuo, possiamo iniziare delle opere e non è un fatto di campagna elettorale, perché se altrimenti la possibilità ci poteva essere anche dal primo anno, bastava aumentare l'imposizione fiscale. Noi avevamo preso impegni che non avremmo aumentato tasse, non abbiamo aumentato tasse e con tutto ciò, nonostante i debiti della passata amministrazione, abbiamo fatto 8 milioni di investimenti sul territorio. Consiglio comunale ad Ischia, il civico consesso è stato convocato per l'8 giugno alle 9 in prima convocazione e il 9 giugno alle 16.30 in seconda convocazione. All'ordine del giorno l'approvazione del conto del bilancio di esercizio 2016. Levi comunica che sono in arrivo novità nella bolletta idrica per l'isola di Ischia. Le utenze che hanno la media aritmetica dei consumi medi degli ultimi 3 anni superiore a 3.000 metri cubi passano alla fatturazione bimestrale a partire dal 1 luglio. La periodicità di fatturazione sarà rideterminata ogni 2 anni. In seguito a precise disposizioni dell'autority, d'ora in avanti Levi potrà concedere la rateizzazione di pagamento della fattura idrica solo se la stessa superi del 100% il valore dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi 12 mesi. La possibilità di rateizzare l'importo di una fattura è indicata sulla stessa fattura unitamente alla data entro la quale è eventualmente possibile effettuare questa operazione. Infine, a partire dal 15 giugno, il numero verde gratuito sarà disattivato e sarà sostituito da un nuovo numero di pronto intervento, sempre gratuito, che sarà 800 995102. Questo numero servirà alla segnalazione di disservizi, irregolarità o interruzioni della fornitura e sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Forio si avvia verso un'estate positiva in termini di presenze turistiche, ne è convinto il commerciante Claudio Cigliano. Già diversi segnali di ripresa infatti si sono avuti durante gli ultimi ponti con presenze anche di turisti stranieri. Sentiamo. Un aggiornamento su come stanno andando le cose in questo avvio di stagione turistica sul territorio foriano. Ne parliamo con Claudio Cigliano. Come vanno le cose rispetto all'ultimo periodo degli ultimi ponti? Allora, c'è stata una lieve flessione all'inizio di maggio, però con una costante che erano i turisti stranieri, che anche di una bella presenza, e poi per i fini settimana si è sempre animato di più e adesso in prossimità di quest'altro ponte è notevole, insomma, l'incremento di persone che sta sul territorio e anche una bella clientela. Sono soddisfatto e veramente penso che sarà una bella stagione turistica. Che nazionalità di turisti abbiamo? Allora, tanti tedeschi quest'anno di nuovo, che è una bella cosa perché effettivamente sono loro che ci garantiscono l'allungamento della stagione. Sono sempre i primi e sono anche sempre gli ultimi, quindi a godere della nostra isola. Forse hanno la possibilità con le loro ferie di poter scadenzare meglio qui, e per noi è veramente una cosa buona. Poi abbiamo inglesi, anche una discreta presenza di francesi quest'anno, quindi sì, un parterre più internazionale veramente qualificato. E gli italiani? Gli italiani sul fine settimana, ancora toccato e fugo, probabilmente perché non è iniziato ancora il periodo di vacanza delle scuole, quindi diciamo solo fine settimana è veramente toccato e fuga. Dicevi potrebbe essere una estate positiva? Sì, credo di sì, perché confrontando rispetto all'anno del 2016 veramente abbiamo avuto un incremento e anche di turisti di nazionalità che non vedevamo un po' da tempo. Nuova regolamentazione delle zone a traffico limitato a Forio. Con apposita ordinanza il comandante della Polizia Municipale Iacono ha disposto che dal 1 al 30 giugno è vietata la sosta del transito a lungo corso Francesco Regine nei giorni feriali festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Durante l'apertura del corso è consentita la sosta per 30 minuti lungo il lato destro. È istituito anche il divieto di transito per mezzi con portata superiore ai 35 quintali in via Giovanni Mazzella dal bivio Nettuno in direzione corso Regine. È vietato il transito e la sosta in piazza Medaglia d'Oro, via Erasmo e Filippo di Lustro, dalle 10 alle 2 di notte. I problemi dell'isola, a partire da quello cronico del traffico, devono essere affrontati con decisione per essere risolti. Il giudice Albino Ambrosio ritiene quindi necessaria l'istituzione del Comune Unico. Sentiamolo. Elezioni ad Ischia, campagna elettorale in pieno fervore, in fermento. Allora, un giudizio sui candidati. Giudice Ambrosio. Beh, non mi permetto di dare un giudizio sui candidati, ma non in quanto magistrato, che ora prima non mi sarei proprio, ora sono in pensione, quindi lo potrei anche fare, insomma, no? E il punto che secondo me è il sistema su cui dobbiamo riflettere. Oggi chiunque venga eletto
secondo me non ha per l'opinione pubblica, per la cultura vincente nel paese, non ha la forza di poter fare quelle riforme che a noi sono indispensabili, che riguardano e coinvolgono tanti momenti anche della nostra vita soggettiva, no? Tipo il traffico, per esempio, l'atmosfera, insomma, noi abbiamo una fetta di turismo che noi viviamo di questo, la nostra economia vive di questo, che non viene più a Ischia, insomma, prendiamone, rendiamoci conto e cerchiamo di capire il perché. E quindi purtroppo questa è la situazione. Sul piano personale non dico nulla, ma quelli che conosco sono anche delle persone brave, ma è il meccanismo che non consente loro. Se un domani uno di questi sindaci, quello che sarà eletto per esempio ad Ischia, vuol fare una riforma importante, forte, che cambi tutta una serie di meccanismi, di situazioni, di atmosfere che circolano, i modi di condotte quotidiane, si troverà l'opposizione di tutti quanti, saranno stesso i suoi supporti in consiglio comunale a metterlo in crisi, perché si perde consenso. Quindi c'è questa diffusa mentalità che il turismo qui a Ischia viene per forza. Ischia è meravigliosa, ma poteva essere la perla del Mediterraneo, oggi però è in crisi più di tanti altri posti, e quindi cerchiamo di votare il migliore. Questo io è quello che farò, insomma, quello che ritengo avere più possibilità per lui e per il gruppo che rappresenta di poter fare una cosa di questo genere. Però il meccanismo, un piccolo aspetto che io penso si potrebbe migliorare è quello di eliminare 6 comuni, perché lì allora quello che si chiama voto di scambio è brutto, perché non è questione di voto di scambio, in tutta onestà si vota la persona che anche si conosce, che poi a cui posso ricorrere per cose anche del tutto oneste, però non è questo il mandato che noi dobbiamo dare a un sindaco che voglia fare qualcosa di serio, di importante per Ischia, insomma. E allora il comune unico, quando ci vorrebbero migliaia di voti, può darsi che anche tante persone per bene che sull'isola ci sono possono acquisire attraverso il consenso una posizione di potere per realizzare quelle cose anche scomode che però servono al rilancio nostro, dell'isola, dei nostri figli e del futuro della nostra economia. Il piano per la riduzione dei consumi ed emissioni di CO2 in una mattinata di riflessione all'Istituto Telese nell'ambito del progetto IEP, presentato dal Comune di Ischia lo scorso venerdì, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima arriva a scuola, coinvolgendo la popolazione studentesca al fine di sottolineare l'importanza della riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L'appuntamento è per mercoledì mattina alle 10.30 all'Istituto Professionale Telese di Ischia nell'ambito della Maratona IEP. La pagina delle elezioni, sempre più violento, è diventato lo scontro sui social tra le compagini elettorali. Il candidato sindaco Enzo Ferrandino, con un post, stigmatizza il comportamento offensivo che ha colpito una giovane donna ed invita a un confronto dai toni più elevati. Enzo Ferrandino scrive: qualcuno ha usato un post per offendere, denigrare ed insultare una giovane donna. Tutti noi sappiamo a chi si riferisca. Vorrei chiedere a tutti di non cadere nell'offesa personale dell'insulto, soprattutto nell'insulto tramite social. Anche queste sono forme di violenza, di bullismo, di sopraffazione. Marco Laraspata, candidato con la lista Ischia prima di tutto, che sostiene Enzo Ferrandino sindaco, invia una lettera aperta a tutti gli elettori. Devo dare un contributo alla mia isola, al mio comune, scrive Laraspata, non c'è più tempo da perdere, siamo giunti al punto di non ritorno. Cercherò di portare avanti temi sensibili, traffico, commercio, esigenze delle famiglie, strutture sportive, tutti temi a me cari cui vengo coinvolto ogni giorno nelle semplici attività familiari e commerciali. Questa sera, dopo questo telegiornale, andrà in onda lo spazio autogestito del candidato Marco Laraspata, alle ore 21.10 circa. Sergio Di Meglio, candidato consigliere al Comune di Ischia nella lista Orizzonte Comune, scrive: sarà creato un campo da bocce nell'area parcheggio del palazzetto Taglia la Tela. Infatti il progetto prevede la chiusura di una piccola area da destinare a campo di bocce, come richiesto dagli anziani frequentatori della zona. La prossima amministrazione comunale vuole da subito rendere queste aree più gradevoli, così facendo recuperiamo un angolo da tempo abbandonato. Si è tenuto nel piazzale aragonese di Schiaponte l'annunciato presidio elettorale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che candida alla carica di sindaco Gennaro Savio, alla presenza del sindaco anticamorra di Bacoli Giosi Gerardo della Ragione e del consigliere comunale di Forio Domenico Savio. Si è trattato di una festa della democrazia, ha commentato Gennaro Savio, durante la quale, anziché chiedere voti, nel nome della trasparenza e della partecipazione popolare abbiamo dialogato e dato la parola ai nostri concittadini. Domani pomeriggio alle 17, nuovo presidio in via Seminario a Schiaponte.
Con decreto del 27 settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 228 del 29 settembre, il Ministero di Giustizia ha proclamato vincitore del concorso per trasferimento alla sede notarile di Ischia il notaio avvocato Giovanni Diorio, che ha aperto il proprio studio professionale alla via Giacinto Gigante numero 31, in angolo tra la banca Unicredit ed il caffè Minicucci. Il TAR Campania sezione prima, accogliendo il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione Avanti Capri, ha rappresentato davanti ai giudici del Tribunale Amministrativo con lo studio legale dell'avvocato Giuseppe Ceceri di Napoli ed ha accolto questo ricorso presentato dai consiglieri di opposizione. I motivi che hanno portato i giudici amministrativi ad annullare la delibera di Consiglio Comunale con la quale veniva approvato il bilancio pluriennale sono da ricercare nella mancata tempestiva allegazione della relazione dell'organo di revisione contabile dell'ente locale, che ha impedito ai consiglieri ricorrenti di esercitare le prerogative proprie dell'incarico e si è tradotta nella violazione delle disposizioni legislative e regolamentari dell'ente locale. Inizia martedì prossimo, domani 30 maggio, la grande festa dei laboratori dell'associazione Luca Brandi Onlus, 3 giorni di eventi tra teatro e musica in cui saranno messi in mostra tutti i lavori dei 12 laboratori. Ma per i dettagli ascoltiamoci Silvano Brandi. Giungono a conclusione i laboratori dell'associazione Luca Brandi con 3 giornate in cui insomma si terrà poi dopo alla fine una festa finale. Ne parliamo con Silvano Brandi. Sì, come al solito siamo giunti alla fine dei nostri percorsi laboratoriali. Quest'anno, come sempre, siamo stati molto attenti con i ragazzi, sono stati numerosi chiaramente i ragazzi che hanno partecipato, anche se quest'anno c'è stato problema per le superiori con l'alternanza scuola-lavoro, parecchi erano presi da queste attività. L'anno prossimo ci organizziamo anche noi con alternanza scuola lavoro in modo da tenerli e comunque dare la possibilità a loro di intraprendere un lavoro diciamo positivo. Inizieremo praticamente la prima parte dei nostri laboratori finali, inizierà con il 30 maggio qui al Teatro Polifunzionale con In Giro per il Mondo che è fatto praticamente da ragazzi delle scuole medie e delle scuole elementari, sempre con Salvatore Ronga, e un bel lavoro e invitiamo un po' tutti a partecipare. Il giorno dopo, il 31 maggio, ci sarà America di Kafka, è un grandissimo lavoro, veramente qualcosa di bello, come sempre quello che fa Salvatore, e in questo caso chiediamo però di prenotare alla lucabrandiollus@gmail.com, lo trovate sui manifesti, lo trovate su Facebook, l'indirizzo email. Fine abbiamo il 1 giugno, la festa finale giù alla nostra sede con i laboratori di canto e chitarra, quindi ci sarà tutta la serata allietata dai ragazzi dei laboratori di Salvatore Ferraiuolo e poi tutti gli altri laboratori, ceramica, pittura, psicologia, scrittura creativa, cineclub, insomma di tutto di più. Vi aspettiamo nei nostri 3 appuntamenti, come al solito le nostre attività sono tutte quante gratuite e se ci potete dare una mano con il 5 per 1000 sarebbe una bella cosa. Nell'esprimere il più profondo cordoglio per l'incidente costato la vita lo scorso 25 maggio ad un escursionista tedesco a Campagnano, il comitato organizzatore della manifestazione Andar per Sentieri, composto da Proloco Panza, CAI ed Associazione Nemo, chiede alle 6 amministrazioni comunali dell'isola la convocazione di un urgente ed indifferibile tavolo tecnico per discutere in modo costruttivo della condizione dei sentieri isolani. Sottolinea ancora che più volte sono state segnalate ai comuni le criticità e le problematiche legate ai percorsi al fine di suggerire interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. In particolare sono state sollecitate attenzioni per i sentieri che includono la zona di Buceto, i Frassitelli, i Pizzi Bianchi e proprio l'area di Campagnano Piano Liguori dove si è verificata la tragedia. Il comitato si riserva, qualora l'invito non venga accolto, nuove più ferme azioni di pungolo e denuncia rivolte alle 6 amministrazioni dell'isola. Ieri al Teatro Polifunzionale di Ischia sono stati assegnati i riconoscimenti della 2ª edizione della Rassegna del Teatro Isolano. Vince la 2ª edizione lo spettacolo Non ti pago, messo in scena dalla compagnia Anima e Core. Riconoscimenti assegnati ad Ernesto Ferrandino della Filodrammatica Don Bosco e a Maria Pia Calise della compagnia della Danza.
L'assessorato all'ambiente del Comune di Procida informa che da domenica 4 giugno sarà attivo presso la stazione marittima di Procida un mini punto di conferimento per i rifiuti delle frazioni secco residuale non riciclabile, multimateriale, plastica e banda stagnata ed organico. Il servizio è rivolto ai contribuenti tari non domiciliati sull'isola e che sono in partenza al termine del fine settimana. Esibendo copia della bolletta e del contratto di locazione intestato e il biglietto di partenza, si potranno conferire queste tipologie di rifiuto dalle 16 alle 20 nella giornata di domenica. Un paese allo sbando come l'amministrazione, è il commento del consigliere di opposizione Menico Scala del gruppo Per Procida. Più di una volta come gruppo Per Procida abbiamo puntato il dito sulla inadeguatezza dell'amministrazione guidata dal sindaco Ambrosino, sia per quanto riguarda la pianificazione, vedi mancanza assoluta di progetti e finanziamenti, sia per quanto riguarda la gestione dell'ordinario. Siamo allo sport, playoff di eccellenza nazionale. Dopo aver pareggiato nella partita di andata per 0-0, il San Giorgio vince in Basilicata contro il Socer Lagonegro per 2-0, reti di Signorelli e Ioio e vola in finale. Affronterà il 6 giugno nella gara di andata all'Altamura, squadra che si è classificata terza nel girone pugliese. Vediamo il servizio. Lagonegro San Giorgio, le formazioni: Lagonegro con Lamberti, Capozza, Maimone, Bevilacqua, Schettino, Verbena, Balzano, Marra, Belmonte, Di Filippo, Altieri. San Giorgio con Capesce, Porcaro, Di Tommaso, Cassandro, Aliperta, Lo Iacono, Perna, Auriemma, D'Andrea, Signorelli, Puccinelli. Semifinale playoff eccellenza nazionale. Inizia il match. Avanza il San Giorgio con Signorelli. Grande giocatore di Signorelli. Il tiro e la rete. Il San Giorgio passa in vantaggio. 1-0. Grandissimo gol di Signorelli. Vediamo il grande destro di Signorelli e 1-0. Palla per Capesce, rilancio lungo, la palla arriva a Puccinelli, posizione regolare, in mezzo per Ioio e la palla va in rete, 2-0 San Giorgio. Rivediamo il gol di Ioio. E sul 2-0 la partita finisce qui. Il San Giorgio avanza in finale e affronterà l'Altamura, squadra classificatasi terza nel girone pugliese. Ultima giornata di campionato di Serie A fatale a Giovanni Martuscello, allenatore dell'Empoli Ischitano Doc. Il Palermo ha battuto l'Empoli 2-1, quindi l'Empoli retrocede in Serie B. Sentiamo Martuscello. C'è stata una serie di situazioni purtroppo, ahimè, negative, e poi si è verificato che nell'ultimo scorcio di campionato la pressione è stata notevole. Una squadra non abituata a questo tipo di pressione ha pagato dazio in maniera feroce. Però non ha mai, dico mai, pensato di essere già salva. Siccome queste sono cose chiaramente danno per scontato, le persone danno per scontato che la squadra, avendo 11 punti di vantaggio, pensava di essere già salva. Non lo è stata assolutamente. Non c'ho nulla da recriminare. La classifica è giusta perché parla chiaro. Il Crotone si è salvato all'ultima giornata, dove tutti si preoccupavano della professionalità del Palermo, e invece il Crotone è riuscito a vincere 3-1 con la Lazio, che era la quarta squadra del campionato. Siccome c'è stato un boom enorme, una pressione mediatica devastante, non capisco il perché, poco rispettoso per i giocatori del Palermo, credetemi, poco rispettosa per i giocatori del Palermo. Fatta d'arte, non si è retrocessi per questa motivazione, però è un dato di fatto visibile a tanti e nessuno ne ha parlato.
Torneo Interforze di calcio a 5, domani 30 maggio a partire dalle 20.30 presso il centro sportivo di Barano si svolgeranno in ordine la finale per il terzo e quarto posto del torneo Interforze avvocati dipendenti comunali di calcio a 5 tra la Guardia di Finanza e i Vigili di Forio. Alle 21.30 ci sarà la finalissima tra avvocati e polizia. Alle 22.30 seguirà la premiazione. Saremo presenti con le nostre telecamere e la partita sarà trasmessa venerdì sera alle 21 in uno speciale a bordo campo. Questa sera quindi alle 21.30, cioè dopo i messaggi elettorali autogestiti, andrà in onda uno speciale a bordo campo con le immagini e i servizi. Racconteremo il cammino del Barano Calcio nel campionato 2016-2017, da poco concluso. Ieri mattina a Napoli si è corsa la 17esima Caracciolo Gold Run, gara podistica di 10 km con partenza e arrivo alla Rotonda Diaz. Alla gara hanno partecipato anche Andriy Ciurkaiuk ed Adamo Caputo della Forte e Veloci dell'Isola d'Ischia, insieme ad altri amici runners isolani del Marathon Club. Una soddisfazione immensa per Marianna Desiano, giocatrice di pallavolo ischitana che da anni continua a far parlare di sé per i risultati ottenuti lontano dalla nostra isola. Con la sua fiamma torrese, compagine del campionato di Serie B femminile nazionale, Marianna è riuscita a conquistare la promozione in Serie B1 passando per i play-off. Istituto Ibsen di Casa Micciola, manifestazioni fine anno scolastico presso il campo sportivo Monti di Meglio. Domani alle 9.30 il progetto Una palla per amico. Saranno interessate le classi prime, seconda e terza dei plessi Manzoni e La Rita. Ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. In serata, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Bene, vi lascio quindi agli spazi elettorali autogestiti a pagamento e allo speciale a bordo campo. Noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.